ZES Calabria Corigliano Rossano, prospettive di uno sviluppo per la Sibaritide. È stato questo il titolo di un importante incontro pubblico sul tema delle zone economiche speciali, incontro organizzato dal consigliere regionale di Forza Italia, presidente della terza commissione regionale Pasqualina Strafage, per confrontarsi sulle opportunità connesse alla zona economica speciale calabrese che opera per creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per le imprese già operanti o per nuovi insediamenti nei territori di competenza, in modo da favorire lo sviluppo della regione. Noi abbiamo due aree industriali importanti nella città di Corigliano Rossano, che è l'agglomerato di Schiavonea e anche l'area industriale di Sant'Irene di Rossano. Ci sono solo nell'agglomerato industriale di Corigliano abbiamo 75 aziende, che è la parte diciamo più consistente. L'area ZES comprende 340 ettari che vanno da Rocca Imperiale, l'agglomerato industriale di Schiavonea e quello di Rossano. È ovviamente un'occasione da sfruttare in ragione della posizione geografica di questo territorio, che ovviamente è accorsato con un porto di rilevanti dimensioni e che consente di accompagnare questo principio dell'autostrada del mare per i prodotti che vengono realizzati qui. È ovvio che questa è una politica che va accompagnata anche da una governance capace di assicurare su questo territorio, così come sull'intera regione Calabria, una politica di promozione, di attrazione degli investimenti che sappia creare un contesto favorevole. Questo della ZES è uno di quei treni che la Calabria, che il nostro territorio non può perdere. Se ne è discusso tanto per tanti anni, oggettivamente siamo in ritardo ed è per questo che credo che approfondire il punto con un confronto istituzionale sia assolutamente utile. La ZES Calabria comprende 14 aree ricadenti nei principali nodi di trasporto portuali e aeroportuali, nonché le aree industriali. Ci sarà soltanto una cabina di regia? La norma prevede che ci sia il commissario di governo che sia deputato al governo del territorio, accompagnato da un comitato di indirizzo che vede partecipare i soggetti, i presidenti delle autorità di sistema, il delegato regionale, il delegato della presidenza del Consiglio e il delegato dei consorzi industriali, così che fornisca un supporto al commissario in termini di consulenza e di pareri.